Silvia, grazie e complimenti al Centro Studi Machiavelli, a Daniele Scalea, all'onorevole Picchi per aver organizzato questo importante evento che segue di una settimana un'altra iniziativa a cui ha partecipato anche il Centro Studi Machiavelli e tanti dei presenti, che era la conferenza Pensare l'immaginario italiano, vedo in sala l'amico Alessandro Amorese, e credo che questi due eventi siano significativi del fatto che esiste, è presente ed è molto attiva una cultura che potremmo definire cultura nazionale, per non utilizzare altri termini, e che è legata a un mondo conservatore, a un mondo identitario, in parte anche liberale classico, che è sempre più attivo all'interno del dibattito italiano. E questo è molto importante in un momento come quello attuale, in cui c'è un governo di centrodestra, in cui la tematica della cultura deve cercare di incontrare sempre di più la necessità di un maggior pluralismo. Prima di arrivare alla parte un po' più politica e a quanto mi diceva Silvia, anche per ricollegarmi al titolo di questo evento, riportare la cultura tra i giovani, vorrei fare un ragionamento su alcuni problemi strutturali che riguardano la cultura nel nostro paese, connessi proprio alle giovani generazioni. Uno dei principali problemi che vive l'Italia ormai da decenni è connesso al tema dei tassi della lettura. Noi siamo un paese in cui tra editori c'è una battuta che diciamo che tutti scrivono e nessuno legge, perché a fronte di un mercato editoriale che è l'ottavo mercato editoriale al mondo, nonostante tutte le problematiche, veniamo dopo il mercato editoriale ovviamente statunitense, quello cinese, quello giapponese, tedesco, francese, saluto Francesco Borgonovo, e dopo il mercato editoriale inglese. Ebbene, a fronte di un mercato editoriale che da un punto di vista di fatturato è comunque una realtà importante a livello globale e che sconta però una serie di problematiche, prima tra tutti la lingua, perché è evidente che un editore che pubblica libri in lingua inglese abbia un mercato molto più ampio rispetto a un editore che pubblica libri in lingua italiana. Questo fa sì che alcuni settori del cosiddetto Made in Italy, alcune eccellenze come per esempio la moda, come per esempio l'alimentare, abbiano una possibilità di essere venduti ed esportati a livello globale. Diverso è il tema dei libri: se non si conosce l'italiano è evidente che non si compra, non si acquistano libri in italiano, e quindi questo è un problema che noi scontiamo. Dall'altro lato però, a fronte per l'appunto di un alto numero di libri che vengono pubblicati in Italia, c'è un grosso problema connesso ai tassi di lettura. Secondo i dati dell'AIE, che è l'Associazione Italiana Editori, indicativamente nel corso di un anno solamente il 40% della popolazione italiana legge un libro. Quindi significa che se noi a Campione fermiamo 100 italiani, solamente 40 hanno letto un libro. Questa è la media nazionale. In alcune regioni del sud Italia addirittura si raggiungono dei dati sul 28-29%. A fronte di questi dati, il mercato editoriale italiano è retto dai cosiddetti lettori forti. I lettori forti sono coloro i quali leggono 12 o 13 libri nel corso di un anno. Ora, non so i presenti in sala quanti libri leggono nel corso di un anno, però è evidente che una persona che legge un libro al mese dovrebbe essere considerato tendenzialmente un lettore normale, non un lettore forte. Questa fetta di popolazione, che sono circa 2-3 milioni di italiani, reggono per l'appunto il nostro mercato editoriale. In questo contesto che cosa avviene? Avviene che il tema dei bassi tassi di lettura influisce anche sulla diffusione della cultura, perché è evidente che una società in cui si legge poco, una società in cui ci si informa poco, e aggiungo una società in cui pur leggendo poco e pur informandosi poco si legge male e ci si informa male, però questo è un discorso se vogliamo più relativo, pone tutta una serie di problematiche. Una serie di problematiche che riguardano anche i giovani, riguardano anche i giovanissimi, perché a fronte dei bassi tassi di lettura, che sono intergenerazionali, riguardano tutte le generazioni, è evidente che sui giovani e sui giovanissimi vi siano delle problematiche che le generazioni precedenti non avevano, e cito su tutte le nuove tecnologie. Considerate quanto tempo un giovane, un bambino passa oggi di fronte all'iPad piuttosto che al cellulare o di fronte al computer, e questo influisce proprio sui temi dei tassi di lettura. Ora, gli ultimi dati AIE ci dicono che c'è stato negli ultimi anni un piccolo miglioramento relativo ai tassi di lettura tra i giovanissimi nelle scuole, che però si sconta con questo tema della tecnologia. Quando noi parliamo quindi del riportare, come portare la cultura tra i giovani, non possiamo che partire dalla necessità di un'educazione alla lettura. Se non si interviene in modo serio, in modo strutturato sul tema dell'educazione alla lettura, è evidente che la tematica della diffusione della
della cultura tra i giovani parte azzoppata. Ed è altresì evidente che parlare di educazione alla lettura è un tema connesso direttamente con le giovani generazioni, perché sì, un quarantenne, un cinquantenne, un sessantenne può riscoprirsi, scoprirsi un lettore forte improvvisamente, può nel corso della sua vita avvicinarsi ai libri, questo succede ed è una cosa bellissima, però statisticamente è molto più probabile che un bambino impari a, e si avvicini al mondo della lettura rispetto a un adulto. Ora, come si può intervenire su questo tema? E questo riguarda non solo il tema della lettura, ma riguarda più in generale il tema della cultura. Ci sono due istituzioni che riguardano l'educazione dei giovani, e sono la famiglia da un lato e la scuola dall'altro lato. Quando si parla della cultura tra i giovani dobbiamo ragionare su queste due categorie. Il problema è che sia la scuola sia la famiglia sono evidentemente da una serie di anni sotto attacco, sono sotto attacco e sono delegittimati. È delegittimato il ruolo del professore nella scuola ed è delegittimato il ruolo dei genitori nella famiglia, e questo attacco alla scuola e alla famiglia viene visto sotto vari punti di vista. Nel caso della scuola viene attaccato il concetto di merito, il concetto di meritocrazia, e mi soffermo un attimo su questo passaggio. Noi non possiamo immaginare una società che sia una società che si sviluppa in modo positivo senza il concetto di meritocrazia. Le polemiche che ci sono state qualche mese fa, nel momento in cui è stato soprannominato il Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono delle polemiche paradossali, sono delle polemiche che non stanno né in cielo né in terra e si scontrano con un'altra problematica atavica del nostro paese quando parliamo dei giovani, ed è la fuga dei cervelli. Ora, perché avviene la fuga dei cervelli? La fuga dei cervelli in cosa consiste? Consiste nel fatto che tanti giovani che si formano nelle nostre scuole, pubblico o private che siano, ma concentriamoci per un attimo sulle scuole pubbliche, che nonostante tutto rimangono, in particolare per i licei, delle eccellenze, e sono quindi dei giovani che hanno anche un costo per la collettività, se vogliamo, in un'istruzione che è giustamente gratuita e pubblica. Nel momento in cui finiscono le scuole superiori o talvolta finiscono l'università, invece che rimanere in Italia ed entrare nel mercato del lavoro italiano, vanno all'estero. Io non me la sento di condannare i giovani italiani che vanno all'estero, è un problema invece connesso al sistema, ovvero alla necessità di cambiare parte del nostro sistema, da un lato scolastico, ma dall'altro lato nel mondo del lavoro. Perché i giovani vanno all'estero? I giovani spesso vanno all'estero perché la società italiana non è spesso una società meritocratica. Quindi, invece che intervenire, cercare di fare in modo che la nostra società sia più meritocratica, c'è chi dice no, il merito è un concetto sbagliato, che è folle. Perché vanno all'estero? Vanno all'estero perché quando si trovano all'interno del mondo universitario, faccio un esempio, si scontrano con delle dinamiche che sono le famose dinamiche, se vogliamo, delle baronie, si scontrano con le dinamiche per cui ci sono dei criteri che non sono dei criteri meramente meritocratici, ma sono dei criteri che rispondono a delle valutazioni di alto genere. Vuoi la raccomandazione nel senso negativo, vuoi il fatto che ci siano delle scorciatoie che talvolta esistono, e poi si scontrano con un mercato del lavoro in cui sostanzialmente nel momento in cui entrano al mercato del lavoro non gli viene riconosciuto il loro percorso scolastico, non gli viene riconosciuto le qualifiche che hanno ottenuto, è il famoso slogan sei troppo qualificato, e quindi le paghe che ottengono rispetto alla stessa professione in altri paesi europei è una paga non congrua. Ora dirò una cosa impopolare, si dice il problema dell'Italia legato alle giovani generazioni è il fatto che abbiamo un basso numero di laureati. Se guardiamo le statistiche, l'Italia insieme alla Romania nell'età tra i 25 e i 35 anni ha il più basso numero di laureati, ma secondo me questo è un finto problema, ovvero è chiaro che dobbiamo cercare di aumentare il numero di laureati, benissimo, dobbiamo andare in quella direzione, però prima dovremmo forse fare un ragionamento in modo tale che chi è già laureato e chi si laurea possa essere occupato e soprattutto possa essere occupato alle giuste condizioni. Parlo da laureato in lettere, quindi diciamo faccio una critica alle lauree umanistiche che riguarda il percorso che ho fatto universitario, ma molti, se vogliamo fare discorsi utopici possiamo farli, ma la realtà ci dice che tanti laureati nelle lauree umanistiche, quando poi devono entrare nel mercato del lavoro, o non trovano lavoro, e quindi abbiamo i laureati che fanno una professione totalmente diversa rispetto a quella per cui sono laureati, o se trovano lavoro nel loro settore lo fanno con delle condizioni che non sono idonee, ovvero con delle paghe basse, ovvero con la precarietà. Allora cerchiamo prima di risolvere questo aspetto e non considerare l'università una scuola dell'obbligo, che non è scuola dell'obbligo, e cerchiamo di fare in modo che chi esce dall'università possa
possa trovare un'occupazione nel settore per cui ha studiato e con delle paghe congrue. Non il ragionamento del dire aumentiamo i laureati a tutti i costi e poi non li riusciamo ad occupare, e questo è strettamente connesso al tema del merito. Un secondo punto che vorrei toccare, che è più di carattere politico, per collegarmi alla domanda di Silvia, tocco questo passaggio e poi mi avvio alle conclusioni. Se da un lato, come dicevo, ci sono dei problemi strutturali che ho cercato sinteticamente di elencare, dall'altro lato ci sono delle motivazioni invece di carattere politico che riguardano la cultura, ed è la cosiddetta tirannia delle minoranze, ovvero il fatto che negli ultimi anni c'è stato uno sviluppo di una serie di minoranze che hanno sostanzialmente monopolizzato il dibattito pubblico delle minoranze, che sono evidentemente molto influenti e che hanno dettato l'agenda da un lato politica e dall'altro lato mediatica. Silvia citava poco fa, ed è un tema di forte attualità, le minoranze degli ambientalisti radicalizzati. Ora ci sono questi ambientalisti radicalizzati che negli ultimi mesi, in particolare in Italia con il movimento di Ultima Generazione, che poi si rifà, in realtà non hanno inventato niente di nuovo, giocano a fare i rivoluzionari, ma c'erano già altri movimenti in altri paesi, nei paesi anglosassoni e non solo, e ne cito uno su tutti che è Extinction Rebellion. Era un movimento che nasceva con l'intento, come dice il termine stesso, di fare una sorta di rivoluzione, talvolta anche con delle modalità, usando quindi la forza, proprio per lottare a favore di quello che è un ideale nobile, che è l'ideale dell'ambiente. La direzione che è stata presa ieri nel CDM, che poi dovrà essere approvato in una legge, a mio modo di vedere è la direzione corretta, ovvero cercare di intervenire con delle multe, che siano delle multe anche consistenti, e con delle sanzioni penali nei confronti di chi imbratta il patrimonio culturale. Ma c'è un problema però ancora più grave delle azioni che compiono questi ragazzi, ed è il clima di giustificazione e di legittimazione da un punto di vista mediatico e politico nei confronti delle loro azioni. Mi è capitato di recente in una trasmissione televisiva di essere con un parlamentare, adesso senza fare i nomi, però di opposizione, il quale diceva: no, li ho incontrati, sono dei bravi ragazzi. No, non sono dei bravi ragazzi. Se tu vai e deturpi un monumento che ha, dicono è vernice lavabile, peraltro Milano in Piazza Duomo non era neanche vernice lavabile, se tu attacchi un monumento, se tu blocchi una strada colpendo poi peraltro i ceti più deboli, cioè colpendo chi si sveglia alle 5 di mattina, magari deve fare il grande raccordo anulare, deve andare a lavorare, si trova questi ecovandali, non uso altri termini visto che siamo in una sede istituzionale, che gli bloccano la strada. Non sono bravi ragazzi. Se noi facciamo passare il messaggio che tutto è lecito perché c'è la tematica ambientale, rischia di passare un messaggio che è un messaggio sbagliato ed è un messaggio pericoloso. Quindi si sta andando nella giusta direzione. Così come un altro tema di grande attualità, anche visti i dati Istat, è quello della natalità, che è connesso al tema dell'immigrazione. Allora, la soluzione al calo della natalità, a un problema come l'inverno demografico italiano, non può essere, come ci dicono alcuni, aumentiamo gli immigrati, perché questa non è assolutamente la soluzione. La soluzione è fare delle politiche che siano delle politiche a sostegno della natalità, e siano delle politiche in primis a sostegno delle donne, delle giovani mamme, perché è inammissibile, tornando al tema del mercato del lavoro, che perché questo accade in Italia, che una ragazza o una giovane che fa un bambino poi rischi di rimanere a casa ed essere lasciata a casa dal datore di lavoro. Questo non può succedere in un paese civile. Quindi interveniamo da questo punto di vista, interveniamo sui congedi parentali, diamo dei sostegni che siano dei sostegni reali al tema della natalità, tagliamo il reddito di cittadinanza ai giovani che potrebbero lavorare, potrebbero essere occupati, e dedichiamo quelle risorse per esempio alle giovani coppie che vogliono e devono fare un bambino. E invece la visione di società aperta, la visione di multiculturalismo nell'accezione negativa del termine, che non è l'interculturalità sono varie culture che convivono all'interno di una stessa nazione, riconoscendo però la centralità di un'identità, visto che il convegno di oggi si chiama cultura e identità, un'identità che nel nostro caso è evidentemente un'identità cristiana, è evidentemente un'identità che pone le proprie radici su quella che è una cultura nazionale e in parte anche europea nell'accezione positiva del termine, ma la soluzione non può essere quella di un multiculturalismo che cancella le nostre identità.
Che cosa possiamo fare quindi? E mi avvio alle conclusioni. Alcune tematiche le ho provate a toccare, quindi la necessità di politica a sostegno della lettura e a sostegno della cultura, la necessità di politica a sostegno della meritocrazia, la necessità di politiche per l'appunto a sostegno della natalità, la necessità quindi di politica a sostegno di due cardini della società che sono la scuola e la famiglia. Però c'è anche un altro tema che ci riguarda da vicino Daniele, Machiavelli, in realtà che operano in ambito prepolitico, in ambito culturale, che riguarda anche il tema della comunicazione, il tema del linguaggio. Dobbiamo essere onesti, da un punto di vista di comunicazione, di pervasività tra i giovani, tra i giovanissimi, il fronte libera, il fronte progressista è molto più bravo e più avanti di noi, ovvero riesce con delle pagine Instagram, per intenderci, che apparentemente possono sembrare delle pagine tendenzialmente neutrali, con grafiche belle e da un punto di vista di comunicazione molto, molto ben fatte, riescono ad arrivare a milioni di persone e riescono a veicolare dei messaggi che, se noi andiamo a vedere quali messaggi sono per l'appunto i messaggi cari all'ideologia liberal, quindi un ambientalismo radicalizzato, quindi una visione globalista della società, quindi un multiculturalismo spinto, quindi una visione sui temi etici contrari alla famiglia, quindi un'agenda che è evidentemente contraria rispetto a quella dei conservatori o degli identitari. Ecco, io credo che la sfida culturale si vinca anche sul tema della comunicazione, si vinca anche sul tema del linguaggio, si vinca anche sulla strada del riuscire a parlare dei mondi che sono talvolta anche estranei a quelli a cui solitamente parliamo, proprio con l'obiettivo di immaginare e pensare quello che è un nuovo immaginario, da qui i social, da qui il cinema, da qui le serie TV. Una riflessione importante va fatta sulle serie TV: ci sono determinate piattaforme transnazionali che è evidente che quando, talvolta anche in sprezzo del ridicolo, perché vedi delle serie TV, vedi dei film in cui c'è evidentemente una volontà anche contraria poi alla trama del film o della serie TV stessa di spingere determinate visioni e spingere determinati messaggi. La sfida quindi che ci riguarda non credo che sia quella del dover immaginare o pensare dei contenuti o dover immaginare di pensare dei valori, perché da questo punto di vista non abbiamo nessun genere di complesso di inferiorità e niente da invidiare a nessuno, abbiamo una solida base culturale, abbiamo valori, abbiamo principi. La sfida però è quella dell'organizzazione della cultura da un lato e del riuscire a comunicare nel modo più corretto possibile al numero più ampio possibile di persone, specie tra i giovani e tra i giovanissimi, determinati messaggi, determinati valori in cui crediamo. Grazie.